Amici di giornalerossoblu.it, ben ritrovati. Il Taranto in versione esterna vince 4-1 contro il Portici in un match che inizialmente alla vigilia poteva sembrare semplice, ma che in realtà soprattutto nella fase iniziale del match si è rivelato più difficile del previsto. Infatti i campani avevano trovato la rete del vantaggio, complice anche un'ingenuità della retroguardia rosso-blu ionica, ma la squadra di Laterza è riuscita nell'intento di ribaltare il risultato, seppur non con una grande facilità, ma ci è riuscita, e poi la partita è stata tutta in discesa. Dicevamo, prima è arrivato il pareggio con Sant'Arpia, che è davvero in questo momento in un periodo d'oro, sta trovando la rete con facilità ed è meritatamente, diciamolo, il capocannoniere del Taranto, ovvero il calciatore che con la maglia rosso-blu in questa stagione ha realizzato più reti. È stato bravo Laterza a tenerlo in naftalina in determinate partite per poi rispolverarlo in un momento importante dove il ragazzo sta riuscendo a dare un contributo davvero pesante a questa maglia, ma conferma anche la fuoriuscita del talento di Sant'Arpia, come il direttore sportivo Montervino sia davvero un asso nell'andare a pescare dei giovani di qualità e talento. Dicevamo, appunto, Sant'Arpia è riuscito a trovare il gol del pareggio, ma il gol che ha poi consentito al Taranto di gestire tutta la partita e quindi di chiudere in discesa tutto il match è arrivato dall'uomo più atteso, Fernando Tissone, che nonostante alcune partite dove è sembrato più nascosto il suo talento, probabilmente perché il calciatore doveva entrare maggiormente in forma, bene, contro il Portici è uscito fuori tutto il suo estro, tutto il suo talento e tutta la sua qualità. Inizialmente aveva colpito il palo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato, poi da lunga distanza ha indovinato la traiettoria giusta ed è andato a fare uno dei gol, credo, più belli di questo campionato per quanto riguarda non solo il Taranto ma l'intera Serie D, tutti i gironi se vogliamo. Un gol davvero fuori classe, un gol da calciatore di Serie A della massima serie, lo possiamo dire serenamente. Ma l'apporto di Tissone è stato importante per tutta la partita, ha preso per mano la squadra soprattutto nella zona nevralgica, ha dettato i tempi, ha dato quella qualità necessaria affinché questa squadra si possa affermare e possa recitare un ruolo da protagonista in questo campionato. La partita poi è stata tutta in discesa perché il Taranto ha trovato il tris con uno straordinario Falcone, un calciatore di straordinario talento che può prendere davvero per mano questa squadra e portarla dove merita, un calciatore che palla al piede nell'area di rigore, se in giornata può fare quello che vuole, e ha fatto un gol davvero straordinario, un colpo da biliardo, una vera perla per chi ama il calcio. E poi è arrivato il poker, la quarta rete, la rete di Tato Diaz, un calciatore che si è sbloccato, è arrivato alla seconda rete, un gol importante per consentirgli a questo ragazzo di avere continuità non solo di prestazioni ma anche per quanto riguarda la fase realizzativa, un calciatore che il popolo rosso-blu e che sicuramente lo staff tecnico rosso-blu attendeva davvero tanto, un calciatore che alla fine di dicembre tutti volevamo arrivasse al Taranto perché poteva risolvere il problema del reparto avanzato. Probabilmente inizialmente nelle prime partite ci sono stati alcuni rumors perché non ha reso in base a quelle che erano le aspettative, ma ora il ragazzo sta trovando la via della rete e soprattutto sta dando una certa continuità alle sue prestazioni e può essere un calciatore importante per il team di Laterza. Ora viene il bello perché domenica prossima il Taranto dovrà disputare un match importantissimo contro una squadra non facile da affrontare, che comunque ha cambiato
cambiato allenatore da poco, sintomo che c'è qualcosa che non va all'interno di questa squadra e probabilmente magari anche all'interno dello spogliatoio. La società del Casarano ha provato a cambiare per cercare di risolvere varie problematiche, probabilmente. Ha vinto contro il Sorrento il Casarano con un po' di fatica e ora viene a Taranto in un certo senso a cercare di dare nuova linfa al proprio campionato. Il Taranto deve affrontare la partita con cinismo, con la massima concretezza e con la massima attenzione. Deve pensare esclusivamente a vincere, ma deve essere aggressivo, ma soprattutto intelligente. Non deve farsi prendere dalla foga di dover vincere per forza, ma deve gestire i 90 minuti in modo sapiente e deve andare a colpire il Casarano nel momento giusto e in modo sapiente, come le squadre di La Terza sino ad oggi ci hanno dimostrato di poter fare. Il Taranto deve rispondere al pareggio immeritato del match di andata, un match che il Taranto meritava assolutamente di vincere e che poi ha pareggiato per via di una rete dell'ex Favetta arrivata, diciamolo, fondamentalmente in overtime. Il Taranto può vincere questa partita, ma deve essere concentrato, deve pensare esclusivamente all'obiettivo della vittoria. Non deve pensare al fatto che avrà un'altra settimana di tour de force, dove, perché dopo Casarano ci sarà il recupero del match contro il Molfetta mercoledì prossimo e poi ci sarà di nuovo campionato in quel di Brindisi. Deve pensare esclusivamente a Casarano e deve cercare di portare a casa tre punti preziosissimi, perché varrebbero davvero doppio e darebbero una forte impronta a questo campionato. Però diciamolo, è un match che non è decisivo, perché poi comunque c'è ancora tanto da giocare, ma certamente sarebbe molto indicativo di quello che potrebbe essere, di quella che potrebbe essere la scia da qui alla fine della stagione. Dispiace notare cosa, che la piazza di Taranto non sa godere di tante situazioni positive, ovvero in questo momento la notizia è che il Taranto è primo. Certamente il Casarano ha due partite da recuperare, a differenza del Taranto che invece ne ha ancora una da recuperare, ma la classifica ci dice che il Taranto è primo ed è questa la cosa che dovrebbe interessare a tutti. Invece, nonostante una vittoria per 4-1, nonostante il Taranto confermi che può replicare anche quando subisce dei gol, nonostante il Taranto confermi che anche in trasferta può dire la sua e non solo in casa, si continua a cercare sempre il pelo nell'uovo, a cercare di criticare. A volte riteniamo che determinate critiche siano strumentali, perché probabilmente non tutti hanno piacere che il Taranto sia primo, non tutti hanno piacere che il Taranto possa vincere il campionato, perché probabilmente una parte dell'ambiente spera in una situazione di risultati negativi, perché preferisce che non ci sia più questa società al comando e preferisce un'altra società, e per questo non c'è attorno a questa squadra la totalità del supporto. Bene, il Taranto, l'attuale squadra a questo punto deve fare tesoro di chi davvero vuole bene al Taranto e, in base all'amore di chi è dalla parte del Taranto, deve trarre forza per poter vincere un campionato e dare delle risposte a chi queste risposte le vuole davvero, ovvero vuole solo una cosa: vincere e lasciare via, andare via il prima possibile da questa categoria. Come sempre, chiudiamo questo spazio, questo editoriale, con una sola frase, o meglio con un hashtag dalla parte del Taranto. Alla prossima e sempre forza Taranto.